Ciao ragazzi, mitici! Mitici! Allora, andiamo a lavorare un po'. Andiamo a lavorare un po'. Ok. Lord Games. Che bello sto man. Ah, questo è un... È un trattore, è un tir, trasporto internazionale rimorchi, un bilico. La motrice, ho chiamato anche trattore, in gergo, della man o men. Non so effettivamente se è man o men. Allora, prima di tutto, lo accendiamo. Ok. Set con confirm switch. Ok. Perfetto. Togliamo il break e andiamo. Cazzo, ancora. Ah, confirm Marco Drums. Insert card, Marco Drums. Ok. Ciao ragazzi. Ok, andiamo. Ah, cazzarola, devo accendere le luci. Ok, perfetto. No, io voglio vedere. Ah, dal camion. Ok, allora, il gioco è stato fatto effettivamente per la versione next gen, quindi PS5, PS5. È stato migliorato tantissimo, c'è ancora da lavorare per essere almeno avvicinabile a Euro Truck, però già c'è un miglioramento. L'unica vera pecca secondo me è che non c'è l'italiano prima di tutto. E poi non minchia, ho frenato. E poi limitatore, eccolo qua, qual è? Perfetto, dai, ci doveva essere il limitatore di velocità. Siamo 80. E la cosa che vi stavo dicendo più assurda è che non c'è supporto al volante, Logitech G923, G29, non c'è proprio supporto ai volanti. E io questo la ritengo una cosa un po' che fa stortare il naso, perché sinceramente è un po' difficile. Infatti vedete come si fa un po' fatica a tenere. Oh, tenere il camion col joystick, col pad DualSense. E la cosa più che dà fastidio è quella, perché alla fine che non c'è l'italiano sono quattro corde che potevano sinceramente tradurle, se vogliamo proprio essere sinceri. Alla fine, vabbè, si prende la merce, si sta lì un po' a capire, poi se sapete bene l'inglese non è un problema, se non lo sapete tanto bene comunque un po' si va a spanne, vai lì, prendi la merce, ti danno tot soldi, insomma non è che ci vuole tutta sta scuola. E la cosa invece proprio che fa un po' stortare il nasino è quella che vi ho detto, che non c'è,
il supporto al volante. Io spero che lo mettano, visto che hanno fatto un bel lavoro a fare la versione PS5, e quella PS4 era veramente ridicola. Euro Truck Simulator non lo può nemmeno sognare, cioè non possiamo neanche paragonarlo. E costa talmente poco su PC che secondo me se lo fanno a 40 euro su PlayStation ne venderebbero un botto, tantissimo, e non riesco proprio a capire, visto che c'è questo e c'è Truck Driver, la motivazione perché non lo fanno anche qui, sinceramente, vi dico proprio la verità. Ho fatto 1200 euro di pieno, quindi spero che almeno la benzina sia un vero problema, anche se vedo, no, il pieno dovrebbe essere quella a sinistra in basso, quindi è ancora su. Cerco di stare il più possibile in carreggiata, eh. Ok, tasto in basso. E niente, io lo trovo davvero un bel gioco, ragazzi. Allora, se andate a cercare in giro un po' i video, non si capisce tanto. Io l'ho comprato un po' a scatola chiusa. C'è chi dice che è una figata, c'è chi dice che è merda. Quello che ho visto sul video di un ragazzo non è quello che vedo io, quindi sinceramente non riesco a capire perché tutta questa confusione su sto gioco. Guardate i miei gameplay, così capite se volete prenderlo, che tipo di gioco è. Metteranno penso il supporto, lo metteranno, credo proprio di sì, però per adesso non c'è. Quindi è stata un po' una delusione perché un po' avevo capito, però ci sono dei video su PC, tra l'altro tradotto in italiano, ma lì penso che siano delle patch che fa la community, ma che il ragazzo giocava con il G29, quindi boh. Non so se anche quello è stato un player o qualcuno che ha fatto il supporto al volante, oppure la ditta. Questa qui è un gioco, una software house tedesca. La ditta ha dato supporto a PC un po' per contrastare Euro Truck Simulator, anche se penso impossibile. Comunque c'è un aereo sopra, vediamo. Ho visto un aereo, ho visto. Ce l'ho sopra anch'io in testa, quindi. Non so se sentite ogni tanto il casino, stasera è giornata aereo. E niente, io penso che dopo 3 ore di Elden Ring, bellissimo gioco, frustrante anche, soprattutto nei boss, un bel giro su un camion tranquillo che va pianino senza tante pretese è anche una figata. Allora, l'unica cosa che trigger, show trigger, show warning, show tutorial, inverti, il linguaggio c'è, inglese, tedesco, francese. Steering speed, e forse è questo, fammi provare. Il rilascio, facciamo la metà. Aspetta, eh. Allora, come si fa a salvare? Ok. Fa così. Ok, forse ho fatto qualche. Ok. Sì, dovrebbe essere più fattibile perché è esatto. Adesso devo controllare quanto. Forse è un po' troppo adesso. Adesso forse un po' troppo, eh. Facciamo un 6, 7, facciamo 6, 6, sì. Steer dumping. Steer
Steel dumping al suono, cos'è? Cioè, era attivato prima steel dumping. Accetta. Non riesco a capire perché fa sta roba adesso. Forse è quello speed dumping che lo che fa tipo, cosa cazzo è sta roba? Forse questa è la manetta? Ah! Non riesco a capire. Non c'è porta ai valori da fabbrica, dai, cazzarola. Per quale motivo? Attivate speed cam, steric cam delay. Forse è quello. Fammi vedere un attimo. Vedi? Auto steer. Vedi che faccio casini? No. Facciamo così. No, mi fa la visuale. Sta facendo casini, raga. Allora, sto facendo casini, quindi questo lo lasciamo a palla. Allora, autosteering che torna, penso che sia. Ok. Ok, vediamo un attimo. Ok. Ok. Se io vado a dare giù un po' questo che lo faccio a 9. Ok, perfetto. Perfetto. Oh. Un po' più tranquillo lo sterzo che non è iper mega reattivo, ma non deve neanche dormire lo sterzo, perché se io devo girare a destra, devo girare a sinistra, lui deve girare. È più fattibile così. A 247 km ancora, ragazzi, eh? Arriva un altro man, lo vedo di fianco, una motrice. Allora, chiaramente bisogna prendere la corsia più a destra, non c'è nessuno, ok, posso spostarmi, anche se quel man lì sta andando in terza corsia e non è normale per un camion andare in terza. Ah, ecco perché, ehi, macchina, macchina, cazzarola. Non ha visto quello lì che c'era la... Incredibile, non ho fatto incidenti, credo, eh. Passa pure, bellissimo. Ecco, l'altro, vedi, quel man qua che mi è sorpassato. Allora è perché lui sapeva la strada, è per quello che non mi ha sorpassato. Cioè che era in terza corsia, perché sapeva che si stringeva. Effettivamente il GPS mi fa vedere che ci sono tre corsie, eh? Adesso che ci faccio caso. Un altro aereo. Se riesco a dar giù un po' ancora a 8 magari, vediamo.
Non so cosa avevo toccato sinceramente prima, che quando giravo a destra e a sinistra mi faceva tipo la visuale della testa del tipo, del camionista, che tra l'altro sono io. Allora, bellissima questa autostrada che ha la pompa di benzina solo su una delle due carreggiate. Invece qua, almeno in Italia, anche se succede, che ci sono dei punti dove ci sono i benzinai solo a destra e solo a sinistra, normalmente c'è da tutte e due le parti. Anche perché io ho fatto 1200 eurozzi di benza, ma se rimango a piedi qua so cazzi. Ai 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 ai, cazzarola! Scusami, scusami, man. Tu sei lungo. Poi tra l'altro il primo viaggio lungo che devo fare nel gioco, e lo becco pure di notte, e che cavoli di Bruxelles. Allora, effettivamente, facendo che ritorna sempre al punto zero, si va un po' a scatti, eh. Ma perché cazzo me la fa così la visuale? Fuori di notte è impossibile, lasciamo stare, va. Allora, io ho quasi platinato Truck Driver, che se volete ci sono tutti i video sulla playlist di YouTube. Ho fatto un sacco di ho fatto un sacco di video, una trentina forse. Molto molto bello. Mi si era buggato qualcosa, quindi non l'ho platinato. Effettivamente era da platino, però potevo giocarlo col volante, quindi sinceramente è stato molto più divertente. Il pad va bene, ma se uno ha la possibilità di comprare un volante, un bel volante, già Logitech G923 o G29 è già un bel volante, eh? Con pedaliera, quindi c'è tipo una carovana dietro di me, non posso non andare in seconda corsia, scusa, superarmi. Faccio un po' fatica a mantenere la traiettoria della corsia perché è un gameplay leggermente diverso da Truck Driver. Sì, effettivamente è un po' diverso. Arriva un bel camioncione sulla sinistra. Vedi che non so se magari calcola anche il vento, lo spostamento di aria sul cassone, o se è solo una questione di che mi devo abituare. Allora, queste qui sono motrici. Oh, ma non mi viene addosso! Ho sentito un tacco, ho sentito. Così sono dritto, eh. No, mi chiedevo fuori. Ok, manca ancora 178 km, comunque, quindi diciamo che c'è ancora un po' di strada, eh?
Devo farmela tutta un po' così. Dovrei trovare anche le altre impostazioni per vedere. Allora, perché praticamente, no? Fai, giri un pelino, poi lui torna. Tipo scattini per fare una curva fatta bene. Non si riesce a tenere tanto. Non so se magari con l'altra impostazione. Vedi, appena vai a dargli un po' più di volante, tende a girare. Allora, con l'imitatore almeno la velocità la tiene, se no era un disastro. Allora, fammi vedere una cosa, perché prima faceva anche quella roba strana. Se io tolgo l'autosteering, forse è molto meglio, perché poi non torna però. Allora, se fanno le curve meglio, però non torna. Non fa mai il centro. Sì, è vero che così faccio la curva più precisa, ma anche è vero che forse è una questione di abitudine, forse. Cazzarola, cazzarola, cazzarola! Come facciamo adesso? No, ragazzi, adesso come facciamo? Ho cannato la. Certo, devo farmi quanti chilometri in più? Quanti chilometri devo allungare questa mia disattenzione? Non ho visto che dovevo uscire. Mi sa che devo allungarlo mica male, eh? E d'altronde funziona così, raga. Se si sbaglia l'uscita, bisogna poi andare a quella dopo. Quindi chiaramente bisogna andare all'uscita dopo. E ok. Ok, adesso devo uscire. Ok. Perfetto. C'è anche un altro man dietro che deve uscire anche lui. Ok. Perché ha fatto così?
Perché ha fatto così? No. C'è qualcosa di... Cioè, non tornava più. No, secondo me quell'impostazione lì è solo da... da volante, ma... per adesso non funziona, quindi... Non lo so. Ok, andiamo. Ok. Light gearbox, wipers and adjust. Set adjust, man. Oh, alzo no. Vai, via. Ciccia però. Ho capito, c'ero io che stavo girando. Allora, adesso è un ponte, questo qui. Devo girare ancora a sinistra e ritornare dentro l'autostrada per poter... Ecco qua. Rifare il pezzo dell'uscita che ho saltato, quindi ok, fermo, quello va avanti perché è al verde, sì, lui è al verde, è un tre tempi, questo è un semaforo a tre tempi, raga. Sono le ore 10:30, cazzarola. Dai, andiamo a consegnare e poi andiamo subito su Marta is Dead, raga, perché... Ah, eccola. Vedi la velocità però com'è lento, no, dai. Porca miseria. Ok, facciamo 9. Attivate steering cam. Ok. E qui siamo su qui, sì. Allora, la steering cam dovrebbe essere quella che ho disattivato, che a me non mi interessa che si giri lui. Ciao ragazzi, benvenuti. Oh, fra pochissimo andiamo su Martha is Dead, eh? Ok? Ok, vedi? Dai, ma che damage, ma che damage! Cazzo! Ma come mai è così lento il volante? Cioè, ma perché? 100% è una roba che non si riesce a tenere. Va! Al 9% è impossibile. Vabbè. Facciamo le impostazioni base. Che appena tocchi è una roba incredibile. O a meno che proprio devo girarla di pochissimo. Allora, questo. Questo e adesso andiamo avanti. Credo che ho preso l'uscita giusta. Adesso ci sarà il gira gira. Ok, adesso vediamo se c'è il gira gira. C'è il gira gira, esatto. Ok. Allora, vediamo. Okay.
l'abbiamo fatta uscire. E mancano 128 km. Oh, scusate raga. Sempre 80, eh. 70. Andiamo. Devo sempre dare un'occhiata. 78, cazzo, lo potrei anche andare un po' più lento, eh. Allora, adesso dobbiamo entrare in un'altra superstrada. Credo che queste siano superstrade, eh. Il MAN dietro, c'è lo sponsor MAN e Scania, e molto molto figo, molto dettagliato. C'è la problematica del volante, che è troppo reattivo, però se lo tiro giù si guida bene in autostrada. Quando vai a fare una curva non torna più indietro, è troppo lento, è troppo lento, è troppo lento. Ok, esatto, allora adesso vediamo qui. È tipo colonnina dietro, eh? Tipo abbiamo la carovana dietro, non superano, non superano. Allora vedi? Vedete, in autostrada quando voi girate alla fine della fiera è veramente... vedete come devo fare? Tipo così per stare dritto. Non è piacevole, sinceramente, e non riesco a capire perché non fanno supporto del volante. Sono andato anche nel loro sito, ma non parlano proprio di niente. È già buono che c'è la versione PS5, quindi potevano lasciarlo anche solo in versione PS4 e basta. Però vabbè, così è. Così è il gioco. Allora ragazzi, io arrivo qui e c'è subito dopo Marta is Dead, è l'horror che vi ho detto che vi portavo stasera. Quindi arriviamo a consegnare questo carico, che voglio proprio vedere. Me la sto facendo tutta di notte, eh. Cazzarola, oh. Ma il tempo dov'è che è? Nell'altro, in Truck Driver, mi diceva l'orario, eh? Quindi sapevo bene o male e potevo andare nei punti per dormire. Ok, qua, vediamo dove dobbiamo arrivare. Ah, ecco qui, e qui praticamente c'è Compet Company. Non so capire che cazzo è scritto. Dov'è l'orario, Leo? Che non lo... Mi dice Leonardo Zaneboy che... ma non è l'orario. A che ora è adesso, in questo momento del gioco? 1.59, 2... Ah sì, adesso l'ho visto. Allora, vediamo, dobbiamo girare, che non si capisce, o penso proprio di sì. Sì, perché dobbiamo uscire. Che forse in Germania i camion possono andare sulla corsia di sinistra. Boh. È un po' strano. Comunque dobbiamo uscire adesso. Andiamo a uscire, adesso c'è un bel curvone. Ok. Allora, ecco, è anche una questione di affinità col pad, quindi bisogna... che bisogna affinarsi un po', anche perché adesso sto facendo un po' più preciso, eh? Invece di fare tutto a scattini. Però
C'è da dire anche che sto andando a 60 all'ora invece di 70, eh? E quindi possiamo tranquillamente. Se è audio, me lo mi fate bannare il. Ok, allora vediamo un attimo. Ah, vediamo qui che cosa mi sta superando. Anche la televisione rompe. Ah, era un pullman. A fuoco. A fuoco quel pullman. Incredibile. Non si è ribaltato. Non si è ribaltato, ragazzi. Non si è ribaltato. Vediamo un attimo questo camion qui. Cosa fa? Vediamo. Beh, già dall'inizio sto andando molto meglio, eh. Direi che sto in strada, non vado addosso più ai camion. La merce è stata danneggiata dell'1-2%, quindi ci può stare. È proprio una questione che bisogna. Beh, oddio, proprio in carreggiata. No, però almeno non sto facendo stupidaggini. Ma anche 72 km. Qui comunque era 80 all'ora, eh? Andiamo a 70, dai. E più aumenta la velocità e più si fa fatica a fare le cose fatte bene, eh? A farlo stare in carreggiata tranquillamente. Ah, sì. Ok. Allora. Adesso tra un po' dobbiamo. Ah, e qua c'è il gasolio. Il gasolio come siamo messi? A me non sembra che siamo messi male. Ecco qua la stazione. La stazione, la benzina dovrebbe essere a posto. A livello benzina bisogna. Penso che sono a posto. Anche se potevo fare un rabbocco, sinceramente. Che ho fatto 1.200 € prima di fare sto viaggio, mi sembra, cioè, cazzo guadagno, non mi sembra che guadagno 400 € fare sto trasporto. Infatti effettivamente le ditte di trasporti nella realtà quando vanno in un posto cercano di far coincidere altri trasporti, faccio un esempio, due bancali da una ditta. Nel tragitto ne carico altri due da un'altra, ne carico altre due da un'altra, vado, scarico più o meno in quella città, magari sono tutte lì per buccia di culo, oppure tornando indietro poi scarico gli altri o carico qualcosa per portarlo da un'altra parte. Cioè le ditte di autotrasporti, le logistica fanno questo per massimizzare i trasporti, avere meno costi e guadagnare di più. Ovviamente io ho quattro bancalini qua dietro sto camion che è gigantesco. Mi sto facendo 400 km di strada, non è che penso che guadagno tantissimo, eh? Però alla fine è un gioco. Allora, io non so ragazzi, voi che siete dentro, se volete vedere Marta is Dead o facciamo Horizon Zero Dawn, visto che Elden Ring l'ho fatto già oggi, l'ho già portato sul canale. Questo di camion l'ho portato. C'è anche la demo di Babylon Fall che sinceramente si potrebbe provare, eh? E devo fare anche i video tutorial di come funziona invitare gli amici in Elden Ring. Anzi, sapete cosa faccio? Faccio quello subito dopo. Lo monto, lo pubblico e poi ci vediamo su Marta is Dead. Dai, facciamo un po' di Marta, visto che Horizon l'abbiamo già visto. Non ho fatto Horizon né ieri sera né oggi. E un po', vi devo dire la verità, mi manca, visto che ho fatto soltanto l'elefante gigante e poi mi sono bloccato lì. Ok, dobbiamo girare, eh? Ok. No, no, bello. Mi stai facendo sbagliare? E che cavoli di Bruxelles, avete visto anche voi, che mi diceva di andare di lì? E poi ha cambiato subito l'ultimo
a farmi ancora un pezzo dritto. Abbiamo 33 chilometri, ci si è sparati un sacco di strada, ma quanto stiamo dietro? Non dietro da un'ora, penso, eh. Ok, allora andiamo avanti, 80 all'ora, 70, sì, andiamo così perché poi dopo andare troppo veloci, non mi sta in strada sta roba. Dovrei anche provare magari lo Scania, vedere se c'è differenza tra il MAN e lo Scania proprio a livello gameplay o se è praticamente identica, cambiano soltanto cruscotto e la livrea. Dovrei fare una prova. Magari se mi dà la possibilità il gioco con i soldi di comprare più avanti un altro camion, invece di comprare il MAN, compro lo Scania, così ce le abbiamo tutte e due e facciamo tutte le prove, raga. Ok. Andiamo un attimo. Vedi? Ok raga, vediamo un attimo. Siamo qui, eh. Siamo qui. Ok, dobbiamo uscire. Sì, il GPS fa un po' schifo, eh. Ok, siamo anche di notte. Oh mio Dio, momenti, stavamo facendo il cozzo, eh. Questo non è. È da 30 all'ora, un'uscita, eh. Ok, devo tutto girare con il limitatore qui. Per non prendere dentro. Ok, questa è una città, eh. E c'è comunque 60 all'ora, andiamo a 40 perché vedo anche un semaforo. Adesso devo andare dritto, giusto? Dritto, quindi ho il verde. Non voglio neanche prendere la multa che qua sono 200 palozzi. Qui devo girare, mettiamoci sulla corsia giusta. Ok, perfetto, siamo a zero. Sì, è qui che dobbiamo girare a sinistra. Abbiamo il rosso. Vediamo quanto tempo dura, ragazzi. Ok, giallo e vai. Cazzarola, stavo facendo la cagata ad andare contro mano. Ok, vai. Allora, un altro bel semaforozzo e abbiamo il rosso noi che dobbiamo girare a sinistra. Perfetto. E dobbiamo stare attenti a fermarci prima, eh? Perché ieri, subito appena preso, sono andato oltre la linea bianca.
E mi è arrivato il multozzo di 200 euro. Io non so, ma questo camion ha il piantone lì a sinistra che non fa vedere la strada, vi devo dire la verità. Piantone specchiato, non si vede l'angolo, assurdo. Tra l'altro, ma sto facendo tutta di notte. Abbiamo finito, raga. Eccoci. Cioè, vedete, non c'è proprio il piantone qui. Non si vede la strada dov'è. Ma poi anche la luce schifosa qui non è che aiuta tantissimo. Oh, dov'è che devo consegnare? Ok, ci forniamo. Ok, X. Perfetto. No, non credo proprio. Apriamo. E devo andare qua. Vediamo. Ok. Vediamo quanto abbiamo preso. Ah, 10.000 euro. Ah, mi hanno tolto 543 perché ho fatto il 5% della distruzione del loro trasporto. Reputazione 60. 10.000, reputazione finale 1146. Quindi mandato 10.000 o 1146? Ma che cazzo stai a fare? Sono davanti. Hai visto che è fuori come una biscia? E poi tra l'altro non posso prendere un altro incarico, no, eh? No, non c'è. Infatti prima secondo me si era sminchiato qua. Allora, overview. Do you want the cooperation to submit your job and follow below? Vabbè, 10.000 non è stato niente male. Wow. Ci sta. Cazzarola. Ah, due assi, la motrice. Ah, lo Scania, vai con lo Scania. Eh sì. Bello. Eh sì, il prossimo compriamo lo Scania, raga. Allora, la logistica mi dice che devo andare
penso qua, sinceramente. Ma è possibile che dove sono io non c'è assolutamente... Questo qui dov'è che deve andare? Ok, quindi in pratica dobbiamo uscire dal parcheggio. E andare a prenderne l'altro. Perfetto, gira sotto tutto. Ok, e dovrebbe essere qua vicino, 20 km questo cazzo vicino, non è proprio vicino, no, però. Sempre meglio dei 300 km fatti prima, eh. Siamo in città, andiamo a 30 all'ora. Finisco anche questo trasporto e poi ragazzi andiamo a vedere insieme Marta is Dead. Gearbox, wiper, set adjust, autoradio, no, autoradio lasciamo la staccata. Che non so se magari poi le canzoni hanno copyright. Altro semaforo. No, sta diventando giorno. Dobbiamo aspettare il semaforo, c'è un tipo che va a lavorare, sicuro. È un drogato, lui è un drogato. Certo che i bot camminano come i giochi di 77 anni fa. Qui che cosa è successo? Un incidente? Perché è tutto bloccato? È tutto bloccato, raga. Tutto bloccato, vedo un camion lì che secondo me si è incartellato. Ascolta, io faccio una cosa del genere. Eh no, qua si sono incartellati di brutto. Eh sì, si stanno incartellando, raga. Guarda il camion anche qui. Ha preso la multa, spero, eh. Sto brutto. Dai. Allora? Thank you.
Beh, raga, dai, brutto. Anche tu ti sei cartellato qua. Che non va? Ragazzi, io prendo la multa. Sì, ma qua si sono incartellati, vedi? Si è bloccato tutto. Ma porca miseria. A prendere 300 euro ne ho presi 200 di multa. Andiamo piano prima di prendere anche la multa sulla velocità. Andiamo, 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 andiamo. Ok. Sta arrivando il giorno, sta arrivando anche le 9. Ma io come faccio a dormire? Adesso devo riuscire a capire come dormire. Dove dormire soprattutto? Sulla mappa ci sono i punti dove si può dormire. Qua c'è il track service. In teoria è sulla cuccetta il camion, però dovrebbe avere sulla cuccetta. Ok, vai. Queste sono le colonnine della velocità, secondo me. Ho paura di sì. Qui c'è 50, ma se anche andiamo a 37, visto che la strada è stretta, non è che fa proprio schifo, eh. Allora, a livello gameplay è bello, ma comunque un filo preferisco Truck Driver. A livello grafico è molto più bello questo. Dovrebbero fare Truck Driver per PS5. Quello sì. Sarebbe una bella mossa. Ok. Ok, adesso giriamo a sinistra, ragazzi, al semaforo. Sempre sti semafori. Che palle. Non c'è rotonda, questo qua. In Germania non ci sono le rotonde. Beh, siamo anche in città, però siamo un po' strano. Non ci sono rotonde qua, eh? Tutte semafori. Ok, il gioco è stato fatto tipo 10 anni fa. E non ce n'erano. Ma è un po' strano comunque anche come cosa, eh? Ok, siamo arrivati a prendere il carico, penso, eh? Ok. Ok, il carico è di qua, eh? Ok, quindi entro. Ok, andiamo. Perché deve per forza fare sto rumore? Un camion nuovo.
Allora ragazzi, io direi che carichiamo e non so se consegniamo, vi dico la verità. Scendiamo. La cosa che non riesco a capire è se riusciamo a gestire la situazione se riusciamo a gestire la situazione più carichi contemporaneamente. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, sto quasi andando su Marta is Dead, se volete poi venire subito dopo nell'altra live, ma stavo facendo l'ultimo trasporto della serata. Ok. Questo è il mio camion, ragazzi. Un bel man o men, adesso bisogna capire qual è il nome giusto del camion. Io è il primo trasporto reale che sto facendo. Diciamo che dovevo andare con Elden Ring stasera invece di fare quello del camion, ma avevo voglia di giocare a questo del camion. Effettivamente giocandoci un po' si prende la mano, anche se un po' gli scattini si fa lo stesso, però rispetto all'inizio. Ho brancato dentro un pezzettino. Quando c'è gli alberi si rincazza però, eh? Oh, dai, facciamo passare la macchina perché io devo andare di qua, eh. Allora, le frecce ci sono, ma mentre truck driver c'era il tasto. Ciao ragazzi, tra pochissimo vado in live con Marta is Dead, eh. Anche perché dovrei andare anche con Elden Ring e Horizon Forbidden West, ma sinceramente è solo uno. Che ore sono? Sono già le 11? Quante live voglio fare io che sono già le 11? Allora, 50. Devo andare a destra. Io penso che 18 km non ci vuole tantissimo fare questo trasporto. Facciamo questo e ci fiondiamo immediatamente su Marta is Dead. Stare attento a non prendere le multe, di passare col rosso. Allora, piccola pressione del freno, frena. Se schiaccio di più, mette. Esatto. Quella Maverick, mitico! Guarda che gioco ti porto stasera!
Andiamo sul camioncino. Oh, devo frenare, se no. Becco, sempre sul pezzo, boss. Adesso, se ti va, magari non a tutti piace il gioco del camion, vado in live con Marta is Dead, un horror, eh. Ce lo becchiamo subito adesso. Subito dopo aver fatto 10 minuti questo trasporto, che tanto manca 14 km, quindi in pratica sono già arrivato. Beh, insomma ragazzi, è stato un sabato incredibile. Ci sta, bravo Maverick, mi piace, grandissimo, grandissimo. Allora, oggi ho fatto Maverick Farming Simulator, che secondo me è simulatore top over the top. Dopo mi sono fatto 2 volte questo qui on the road, perché i giochi di camion mi piacciono veramente un botto. E non c'è purtroppo Euro Truck Simulator sulla PlayStation 5, ma neanche sulla Xbox Series X, quindi non si può andare con il re dei simulatori, il camion. C'è l'alternativa Truck Driver, questo qui che si chiama On the Road. Truck Driver è tradotto in italiano, funziona al volante del Logitech G929, 26 o 29, adesso non mi ricordo neanche più. Oh, ho braccato dentro il marciapiede. E invece, già qui sempre, infatti a questo. vedi? Eh sì, perché è una figata assurda. E niente, dopo mi sono fatto un bel 2 orette o tre a Elden Ring, che chiaramente è uscito ieri, è un bellissimo gioco. Ieri sera con l'amico Kevin siamo riusciti a fare un boss che altrimenti, come sono messo adesso, sia con i riflessi che con il livello che sono, non l'avrei fatto neanche proprio a pagare. Come io a Predator, esatto, come tu a Predator, bravissimo, che ti sei infognato dentro in Predator e non c'è niente da fare, Luca, è incredibile, incredibile. Che poi tra l'altro eravamo rimasti noi, se non sbaglio, cazzata grandissima ho fatto, scusate ragazzi. E eravamo rimasti che dovevamo giocare a Predator. Sono troppo preso, sono troppo preso. Devi scusarmi, Luca. Devo. Non so neanche io cosa devo fare. Non so neanche io come fare poi. Troppi giochi, troppo poco tempo. Perché purtroppo non ho la. Ritiro della patente. Sì, effettivamente è un po' una manovra, un po' una manovra, un po' così. Sì, lì c'è stato un po'. Comunque il gioco penalizza, dalle belle multozze. Diciamo che vabbè, forse al ritiro della patente non sono ancora arrivati, ma se magari c'era in giro una pattuglia di polizia me la ritirava sicuramente. E dovevamo fare le famose partite a Predator, ma anche a quell'altro gioco che non mi ricordo più che era figo. Let's for no, come si chiama? Killing Floor? Non mi ricordo più come si chiamava, Luca. Killing Floor forse. E c'era anche il tuo amico simpatico, che abbiamo fatto una live e ci siamo detti che ne facevamo sicuramente qualcun'altra e poi alla fine gli eventi e i giochi che sono usciti non ci ha più fatto fare praticamente nessuna live insieme. Killing Floor 2, bravissimo, vedi? Ciao Valemoni, mitica, ciao. Esatto, Luca. Oh, andiamo a. Allora, ragazzi. Ciao, buonasera, Vale. Ascolta, Valemoni e Luca, adesso. Oh, cazzo. Vabbè, sono andato un po' sul marciapiede. Adesso ho finito questo trasporto. Incredibile, direi. Andiamo immediatamente a fare un gioco horror che si chiama Marta is Dead. Ed è ambientato e fatto da una software house italiana, eh? Quindi se volete vedere più un film che un trasporto di. Cosa sono queste cose qua? Se neanche che roba è. Rimanete perché finito, appena finisco questo trasporto, andiamo subito immediatamente a fare Marta is Dead, eh? Ed è un bell'horror top, grande. Oh. Ok. Chiudiamo, andiamo col segnale, becchiamo i dindini e vai. Per 10 minuti 592 euro, direi che non è niente male. Non è niente male. Esatto.
Allora adesso prendiamo il nostro bel camioncino, tiriamo via, ci fermiamo. Guarda, adesso 5 minuti di numero, tempo di chiudere, andare a beccarmi l'acqua, che a furia di parlare stasera mi sono disidratato. Ok, vehicle start, down. Ho spento il veicolo. On screen nav, reset track. Tachicavi. Oh, ciao Bragali, mitica, andiamo subito. Oh, che bello, siete tutti dentro stasera, che figata. Andiamo subito su Marta is Dead. Reaper up, che cazzo vuol dire Reaper up? Boh, non lo so. Set adjustment. Ma perché non ho fatto queste quattro cacate in it? Claxon è stramitico. Stramitico. Ah, ho acceso i tergicristallo. Cosa cazzo sono? Gearbox, forse? Gearbox. Cazzo sono Gearbox? No, Gearbox is not neutral. Allora, wiper sarà, aspetta. Set adjustment. Ma come cazzo faccio a dormire? Non è che mi devo girare dietro? Io c'ho la cuccetta, perché non dormo, insomma? Vabbè, chi se ne fotte, diciamo. Allora, main menu. Questo è il mio man che sicuramente comprerò con quel robo là, che a far manovre sarà veramente, veramente molto difficile. Questo sarà il mio prossimo camion, quello Scania rosso, che voglio andare a comprare. Grazie mille a tutti. Mi raccomando, ragazzi, vi prego, entrate subito nella live fra 5 minuti. No, vi prego, no, perché fate quello che volete. Nella live fra, ma forse anche meno di 5 minuti, andiamo con l'horror Marta is Dead. Completamente una software house italiana, un gioco fichissimo che porto in day one, anche se realmente è il day due, il day two, è il day due perché è uscito ieri e ieri non ho avuto il tempo di farlo avendo il grandissimo Elden Ring sotto le mani. E niente, vi ricordo di iscrivervi su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, WeChat, anche se non lo uso, Discord. Ma la cosa più importante è portare un sacco di gente sul mio canale, un sacco di amici, i vostri parenti, fate più account, insomma, vedete un po' di fare quello che volete. E un bel mi piace, commentate, scrivete, commentate e attivate la campanellina così sapete quando sono in live. Così tra un film, un altro, una gita, una montagna, al mare, magari siete in spiaggia, vedete il grandissimo Marco Trams Games che gioca insieme a voi e si diverte con voi. Ciao a tutti ragazzi! Ci vediamo fra 5 minuti, ok? Cambio gioco, cambio il nome della live e ritorno subito. Ciao, grazie a tutti, mitici.